Ciao, nuovo video haul e questa volta sono stata da Zara. Allora, questa volta giuro, giuro su chi volete voi, avrei comprato tutto. Cioè, io ho preso su questo ammasso di vestiti, sono andata nel camerino, ho detto mi piace tutto, mi piace tutto. Ho detto no, però non va bene Marina. Metti giù qualche pezzo. Quindi ho messo giù tre cose che ho detto vabbè, sarà per la prossima volta. Comunque, ok, cominciamo. Allora, da Zara ho preso solamente quattro capi. Cerco di farveli vedere indossati così potete capire anche la vestibilità e se vi possono interessare potete andare a reperirli. Allora, vorrei fare una piccola parentesi dicendo alle ragazze che mi seguono qua di Verona, se non lo sapessero, ma penso che lo sappiano, venerdì questo, il 24, figura di merda, non lo so, comunque venerdì di questa settimana, alle Corti Venete ci sarà il venerdì del Black Friday, e se si dice così, dove ci saranno ovviamente tutti i sconti, immagino. Quindi sarà aperto il centro commerciale fino alle 11, mi sembra, anche vedere il post su Facebook, che c'è un piccolo evento, diciamo, su Facebook, ma penso che lo sappiano tutte, quindi io ve lo ripeto nel caso vi foste dimenticate, ma non penso. Comunque fino alle 11 e i commessi saranno proprio contenti, immagino, ma immagino proprio di no, ma poverini ci credo, due palle così. Però per le amanti dello shopping, buttatevi, insomma, fino alle 11 c'è aperto, un giro di qua, un giro di là, se può fare. E niente, comincio subito che io, fatalità, sono stata alle Corti Venete, quindi da Zara alle Corti Venete proprio ieri, che era domenica. Oggi è lunedì, quindi questo video in teoria lo carico oggi, lo carico domani, adesso vediamo come riesco a aggiustarmi. E se no lo vedrete quando lo vedrete, insomma, di sta settimana sicuro. Allora, cominciamo subito. So già che questo me lo boccerete tutte, perché è una cosa abbastanza particolare che addosso a me è piaciuta tantissimo. Allora, parlo di questo vestito, ok? Semplicissimo, perché vedete, adesso qui è semplice, quindi è su questo grigio topo scuro, la manica lunga, semplice, è fatto tipo in cotone, e va giù lungo, 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 finché appena sopra la caviglia c'è questo volant. Va giù dritto, quindi non segna. Quindi per chi ha problemi di pancettina come a me, che magari non è proprio il caso, ci può stare. E questo l'ho pagato 15,95 euro. Vedete, è molto lungo, come vi dicevo, quindi arriva sopra la caviglia, così. È molto casto, quindi è molto suora. È molto particolare, ok? Comunque mi è piaciuto subito, anche se sono piccolina, questo scollo così, semplice a maglietta, e vedete, con lo stivaletto nero, delle calze ovviamente sotto perché altrimenti non si va da nessuna parte. Poi ho pensato con la pelliccia anche sopra, quindi anche per una serata, magari che non si vuole essere troppo eleganti, questo per me è sia elegante che tra virgolette un po' sportivo, diciamo, no? E vediamo. Quindi cade morbido, morbido e mi piace un sacco. Secondo capo è questa carinissima magliettina, tipo, boh, ne ho già una simile di questo, diciamo, di questi brillantini che mi piacciono un casino. La particolarità è che ha la manica, vedete, con l'elastico, quindi rimane bella sbuffetta e un po' larga, come piacciono a me queste maglie, anche questa, vedete, con la manica larga, mi piacciono un casino. E non è molto lunga, quindi si può mettere anche con un pantalone, diciamo, a media altezza, non proprio per forza vita alta. Eppure questa ho preso una S, comunque come il vestito è di Zara, aspetta scusatemi che così potete andare subito a vedere. Ecco, ho già tirato il filo, ma mi sembra ovvio, dai cavolo, se no non sarebbe mica bello, vero? Scusatemi.
problemi tecnici. Signore, dammi la forza oggi di proseguire questa giornata. Con questo anello mi sto abbigliando, mi abbiglio dappertutto, cioè non è possibile. Comunque anche questo è Zara Trafalook o Trafalook, come volete dire voi, e sia la maglia. Quella qua. E anche questa, 15,95 €. Io adoro sta maglietta, cioè vedete che il discorso che vi dicevo prima, che ha l'elastico, quindi rimane a sbuffetto così. E la potete mettere anche con un pantalone che tipo io adesso ho questo qua, che diciamo è a vita bassa più o meno, anche se è una media, cioè diciamo a vita bassa, quindi anche visto così casual con lo stivaletto, mi piace tantissimo, un bel rossetto rosso. Adesso come sono conciata adesso non c'entra niente, comunque così rimane. Mi piace troppo. Terzo capo è questo adorabile, bellissimo vestitino, semplicissimo, che era pure scontato, perché adesso qui non c'è il cartellino, perché era l'ultima taglia S nera, quindi il cartellino non c'era, e comunque veniva a 7,90 €, quindi 8 € fatte. Anche questo molto casto, cioè così, come piacciono a me, accollati, maglietta sempre tranquilla, liscia liscia, cotone. La particolarità non ne ha davanti, questo arriva giù e ha questa mezza gonna diciamo storta, un po' a volano. Questo rimane, come vedrete dopo nel video, non troppo lungo, cioè è abbastanza corto, però carino da mettere tipo con uno stivale anche alto, una bella calza, e comunque si può addobbare, diciamo addobbare come più preferite, perché è nero classico, va giù semplicissimo e più di così non si può. Allora vedete che è cortino, quindi abbastanza corto, comunque rimane molto accollato, quindi stringe bene anche, cioè rimane bene anche sulle braccia, non è cortino, quindi copre mezza manica, così a me piace, perché io ho la mania di tirarmele su così ogni volta, quindi queste ci sono già. Dopo vabbè, a chi dà un fastidio può comunque risvoltarle un pochino in su, e ovviamente da mettere con una calza coprente adesso, e magari abbellirlo con una giacchetta, un cardigan, una collana, poi due orecchini colorati o comunque qualcosa per drammatizzarlo un po'. Io l'avevo pensato, come vi ho detto, con gli stivali neri fino qua, così rimane cortino, svolazzante, una calza non troppo coprente, nera sembra. Boh, non lo so, devo vedere, quindi si può mettere sia così che con uno stivaletto così, direi. O semplicemente anche che, boh, non lo so, vedrò con uno stivaletto più basso, insomma, penso che ci stia bene. Ed è molto semplice. Quarto e ultimo capo, cioè il mio preferito, come si poteva lasciarlo lì, lasciarla lì così? Mi guardava e mi diceva comprami, comprami Marina, sono tua, sarò fedele a te. E io cosa ho fatto? L'ho comprata. Allora, ditemi cosa non è, cioè a me piace un casino. È questa camicetta trasparente, adesso qua ci sono le etichette da togliere, ma guardate la manica tutta così. E con questa manica, cioè è fatta in due cose diverse, cioè come faccio a spiegarvi? Io l'adoro, l'adoro, perché vedete anche qui c'è l'elastichino, quindi rimane bella a sbuffetto, vedrete meglio dopo. E cioè che tira, è un amore, mi piace un casino. Questa però da mettere ovviamente con qualcosina di più alto, a vita alta, perché altrimenti no, non ci sta. E sotto io ho pensato di metterci comunque un corpetto nero, perché non mi piace stare troppo nudo, poi siamo in inverno, non mi sembra il caso. Quindi per una bella serata in un locale questa è il top, anche per una cena, perché no? È molto elegante, ha dell'elegante e del sexy, quindi questa io la amo. Come quell'altra è di Zara Trafalook, quindi ho preso tutto nella linea, diciamo, quella più giovanile, se vogliamo metterla così.
ho sempre preso una S e anche questa l'ho pagata 15,95 euro. La camicetta io la amo, cioè la amo, adoro. Ok, con questi pantaloni non c'entra niente perché è troppo corta, vedete? Però era per farvi vedere. Sotto non sono nuda, c'ho la canottiera nera, quindi io pensavo comunque di mettere qualcosa di simile. Ho un corpetto che posso usare senza mettere il reggiseno, quindi proprio corpettino carino, nero, e sopra questa penso che ci stia da Dio. Ecco, questo è l'effetto che fa, vedete, anche sulla manica rimane bella così, c'ha l'elastico qua. Qui stringe a metà braccio e rimane questo effetto velato, pizzato, tutto largo. E questa pure, cioè, si vede che è trasparente. Con i pantaloni a vita bassa direi proprio di no, ma un pantalone un po' più su o anche una gonna, insomma, come più si voglia abbinare, io l'adoro un sacco, veramente tantissimo, molto molto bella, molto elegante, e si può insomma mettere più o meno, si può aggiustare bene, ecco. Quindi ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, ho cambiato un attimo la tipologia, cioè invece di mettervi la canzoncina a fine video ho provato a mettere spezzettoni di video uno attaccato all'altro, così per farvi vedere meglio come vestono e spiegandoveli anche direttamente, facciamo prima. E niente, scusatemi, la qualità del video è scarsetta, la sto girando col telefono, la luce è naturale e se penso che si veda che sia naturale, che è uno schifo, perché oggi non riesco, cioè non posso girarlo giù in sala dove lo faccio sempre in cucina, cioè che magari non c'è una luce forse migliore e quindi mi tocca girarlo qua in mansarda. E niente, quindi mi troverete sempre in varie zone della casa finché un bel giorno non mi decido a prendere delle luci così da poter sparafesciarmela in faccia e farvi vedere meglio il tutto. Quindi per ora è così. Quindi niente. Spero che il video vi sia piaciuto, per chi ci sarà venerdì forse ci vedremo in giro per le corti venete e niente, io penso forse di andare, che così voglio vedere se su altri capi che mi interessano o comunque anche stivali, perché sto cercando degli stivali, adesso vedo se mi conviene o meno, altrimenti lascio stare. E niente, quindi speriamo in questi bei saldi, ma non è che sono molto emozionata. Vi dirò se mai ci vedremo a un altro video. E quindi niente, dopo questo io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!